Crocevia Gimont con la Percia. Doppelmayr anche questa, primi del 2000. Questa però non ho ricordo sui impianti precedenti. Qui davanti a noi vediamo la seggiovia Col Saurel, eccola qui, che arriva fin là in cima ed è ferma dal 2014. Ah, quelle seggiovie in linea. Mi diceva Carl per problemi alla pista, là in cima, ho capito. Vi era l'ipotesi di riposizionarla da qualche altra parte. Magari, ecco, l'idea era di metterla più o meno con una linea simile, ma girarla in modo da togliere la parte alta della pista, che era quella che creava problemi, e quindi di fornire un collegamento alternativo tra Cesana e Clavier, anzi in questo caso col Montginevro. Sostegno asimmetrico. Diciamo che, ecco, quella là è la pista del Colletto Verde di collegamento tra Montginevro e l'Italia. Quindi la Col Saurel si potrebbe girare praticamente a 45 gradi per usarla appunto per scollinare e arrivare là dove arriva la cabinovia crociere dell'Agle,
che poi prenderò per rientrare. E in questo modo potrebbe fare, insomma, potrebbe essere una, un po' uno sfiato per i collegamenti che passano da, da Clavière. Là c'è il, la stazione intermedia della seggiovia, quella automatica, che a questo punto non mi ricordo come si chiama, perché credevo che la Gimont fosse quella là, e invece no. Siamo quasi. Nel prossimo sostegno si vedrà la stazione a monte. Ok, evinco ci sia qualche rivestimento da sostituire, perché i giri dei rulli si sentono veramente tanto su questo impianto. Non parlo dei colpi che dà la morsa quando ci passa sopra, parlo proprio delle botte che danno i rulli alla fune e le sento, cioè le sento proprio tanto, ogni giro di rullo lo sento, come, come una, prendere una botta sotto la seduta, e quindi non è normale questa cosa.